Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa diretta. Siamo molto felici di riprendere un discorso di una serie di appuntamenti che abbiamo iniziato a marzo durante il lockdown con sette webinar di cui, insomma, durante i quali abbiamo parlato un po' di tutto. Questi appuntamenti riprenderanno anche nel 2021, abbiamo già due date calendarizzate, il 12 e il 26. Se avrete oggi la pazienza di aspettare la conclusione, vi sveleremo anche una chicca del 12 di gennaio, un webinar, una diretta durante la quale avremo veramente un ospite di eccezione. Oggi invece parleremo di trasformazione digitale, un tema a noi molto caro e molto, molto sentito. Perché? Perché siamo impegnati in prima linea su questo tema. Abbiamo avviato in compagnia di due consulenti un percorso di trasformazione digitale perché, come tante aziende, anche a noi hanno cambiato le regole del gioco. Eravamo un'azienda fisica, organizzavamo corsi e percorsi di formazione, prendevamo in affitto sale di hotel, di strutture ricettive e dall'oggi al domani ci siamo trovati un po' spiazzati. Quindi abbiamo avviato questo percorso di riconversione che ci vede impegnati. E che fa in modo anche che abbiamo una sensibilità particolare, tant'è che nel corso del prossimo anno, già da febbraio, daremo il via dei percorsi e dei corsi di formazione proprio su questo tema. Per introdurlo, io ho due dati che secondo me sono molto significativi. Uno è un segno meno, un dato negativo, mentre l'altro è un dato positivo. Il dato negativo è un rapporto della Commissione europea per il digital che ha stilato una graduatoria con dei paesi col più alto grado di digitalizzazione. Bene, siamo in quart'ultimo posto, siamo 25esimi su 28 stati presi in considerazione. Hanno preso in considerazione 5 indici e su uno, quello sulle competenze digitali sia di base che avanzate, siamo fanalino di coda, per cui credo ci sia tanto da fare. La buona notizia è che dal prossimo anno arriveranno un bel po' di soldini su questo piatto, perché il piano Next Generation stanzia 48,7 miliardi di euro per il digital nel pubblico e nel privato, per cui credo che sia una bella opportunità da cogliere. Detto questo, io avrei già una prima domanda sull'impatto, su cosa rappresenti il digitale per le aziende. E quindi chiamerei in causa il primo dei tre ospiti che abbiamo questo pomeriggio. Marta De Sena, che è una bravissima consulente digitale, e però credo sia anche un bel esempio di trasformazione digitale. Perché? Perché ora fa questo di mestiere, ma io l'ho conosciuta qualche anno fa, col suo camice bianco immacolato dietro il bancone di una farmacia. Per cui Marta, raccontaci cosa è successo. È vero Fabio. Buonasera a tutti, bentrovati. Effettivamente, sino al 2014 lavoravo in farmacia e quindi diciamo che ho fatto un percorso un po' differente. Ho deciso alla fine di quell'anno di abbandonare il mio posto fisso, il mio tempo indeterminato e di ricostruire un po' la mia professione. E probabilmente anche per questo che sposo tutti i brand che si occupano di formazione, perché capisco quale può essere il valore e il vantaggio per qualsiasi professionista. Nel 2015 ho investito tutto il TFR e oltre alla Bocconi per studiare marketing ed è stato un investimento che ho recuperato praticamente subito con il primo contratto con una delle prime multinazionali che tuttora rappresenta uno dei nostri grandi clienti. Da allora non ho smesso un giorno di formarmi. Nel 2017 ho superato una preselezione tra 800 persone per entrare a far parte della prima classe di trasformazione digitale del TAG Innovation School e dal 2017 quindi sono una digital officer. Consulente digitale, chiamatemi un po', cerco di declinarlo nel modo più semplice.
qualcuno mi definisce coach per l'attività di digitalizzazione della propria azienda, Beppe ad esempio, che sentirete più tardi, mi chiama madrina. Il mio compito infatti è proprio quello di guidare l'azienda, l'imprenditore libero professionista, e di aiutarlo ad analizzare il proprio business e capire attraverso quali strumenti, quali attività può modificare questo business e quindi digitalizzare la propria azienda. In questo periodo ho guidato un mio brand che si occupa di formazione e con orgoglio posso dire che oggi siamo leader nella formazione manageriale e imprenditoriale in una piccola nicchia, di un piccolo settore, e dal 2019 mi sono innamorata di un'altra azienda che si chiama Webidoo, della quale faccio parte, che rappresenta un po' la mia seconda famiglia, ed è un'azienda che si occupa proprio, nasce per aiutare, guidare le imprese nella trasformazione digitale. Diciamo che il digitale è un po' il mio mondo, mi trovo sicuramente a mio agio, ma è altrettanto vero che il digitale non è un mondo differente, non è un mondo lontano da quello che viviamo tutti i giorni, tutti quanti. Il digitale ormai è integrato nelle nostre vite e fa parte del nostro quotidiano. Fa parte del nostro quotidiano talmente tanto da aver modificato anche le nostre abitudini d'acquisto. E qui iniziamo a parlare di digitale e business, e iniziamo a capire che rappresenta anche la più grande opportunità, e gli ultimi 8 mesi ce l'hanno dimostrato, per essere sempre vicini ai nostri clienti. Ed è vero che grazie al digitale, grazie alla digitalizzazione, noi possiamo essere nel luogo, il nostro brand può essere nel luogo più importante per qualsiasi azienda, che è tra le mani dei propri clienti, all'interno di quello smartphone, sempre e ovunque lui vada o si trovi. Ma la digitalizzazione è un sistema, è un processo che parte da dei step precisi. Mi piacerebbe chiedere a voi, e quindi invitarvi a scrivere nella chat, che cos'è per voi la digitalizzazione. Anche con un termine, anche rispetto all'impatto che già sta avendo nelle vostre aziende, nella vostra professione. So che tra di voi ci sono sia aziende di diverse dimensioni, ma anche dei liberi professionisti. Iniziate a condividere con un termine o a che cosa associate la digitalizzazione o che cosa può essere per voi. Marta, abbiamo anche un sondaggio, se vuoi lo lanciamo? Se ti va sì. Proviamo un po' se la tecnologia funziona. Certo che funziona. Quindi cosa rappresenta per te la digitalizzazione della comunicazione? Entriamo proprio su un aspetto specifico che poi è il primo step e, come vi dicevo, la parte più importante. In questo modo potete cliccare direttamente sul sondaggio e lasciare poi la chat a dopo. Abbiamo risultati? Sì, pian piano stanno completando le risposte. Un'opportunità per performare di più al 26% in questo momento, 31%. E poi un nuovo ecosistema delle risorse, siamo al 28%. Ottimo, quindi Fabio precisa nella chat nuove fonti di business, Elvira nuove opportunità, Lucia potrebbe essere l'adeguamento dei sistemi attualmente in uso, oppure il lavoro online. Esatto, rappresenta effettivamente tutte queste opportunità e tutti questi elementi che oggi abbiamo a disposizione, perché il primo passaggio è l'elemento fondamentale di base per la digitalizzazione, è la presenza digitale. Sicuramente perché è fondamentale per farsi trovare, per riuscire ad intercettare i clienti. Grazie a queste piattaforme abbiamo la possibilità di ampliare la nostra possibilità di interazione con possibili clienti e clienti che abbiamo già. Allo stesso tempo, con una buona presenza digitale riusciamo a farci conoscere e quindi a condividere i valori del nostro brand, ma anche i nostri servizi e i nostri prodotti. E quindi, oltre a farci conoscere, riusciamo anche a farci scegliere.
E questo dipende dalla strategia che mettiamo in campo per la scelta delle giuste piattaforme che viaggiano dal mondo Google a tutti i social network. Questa sera è dedicata proprio a questo mondo. E poi ancora con tutte le strategie di comunicazione che andiamo ad implementare. Ho voluto inserire un dato volutamente pre-Covid, proprio per evidenziare quanto la digitalizzazione fosse già un trend importante e impattante nel business delle aziende, ancor prima di questo periodo storico che stiamo vivendo. Quindi, dato pre-Covid, l'84% delle aziende cessate dal 2014 al 2019 non aveva una corretta presenza digitale. La corretta presenza digitale ci dà la possibilità di farci trovare, e senza una corretta presenza digitale effettivamente perdiamo queste possibilità. La consapevolezza è l'elemento che ci deve guidare. Dobbiamo avere consapevolezza su quale strumenti utilizziamo, qual è l'immagine online che potenziali clienti hanno di noi, e attraverso questi canali noi riusciamo a trasmettere chi siamo, ma anche chi non siamo, quindi a selezionare realmente il nostro settore, la nostra nicchia, il cliente che è adatto ai nostri servizi. E i canali che andiamo ad utilizzare devono servirci per creare un'esperienza per il nostro cliente. Ancora un altro dato, sempre pre-pandemia. Ancora prima quindi di questo 2020, due persone su tre fanno ricerche online prima di andare ad acquistare direttamente nel negozio. Quindi ricerche locali. Io sto in una città, ho già selezionato un negozio, ma prima faccio delle ricerche. Due persone su tre. Andiamo a capire quali erano queste esigenze, perché queste persone andavano a cercare dei dettagli nel web. Ecco, il 57% andava a ricercare per trovare ispirazione, il 70% per trovare un prodotto, e ancora il 48% per acquistare. Nonostante il negozio, l'attività fosse locale, comunque attraverso il web avrebbe acquistato, e ancora un'importantissima percentuale nel post acquisto, quindi come elemento di assistenza. Queste sono le esigenze che abbiamo a disposizione, cioè gli elementi sui quali poter riflettere per capire quanto sia importante la presenza digitale e una presenza digitale strutturata, perché attraverso questi elementi noi abbiamo capito che il cliente ci cerca non solo nella fase di preacquisto, quando ancora deve selezionare il suo brand, il suo servizio, il suo prodotto, ma anche dopo. E qui ancora di più l'importanza dei canali che mettiamo a disposizione per poterli assistere anche dopo l'acquisto stesso, e poterli in questo modo fidelizzare e portare sempre nel nostro territorio. È chiaro quindi che molte aziende stanno implementando queste attività, e durante la pandemia effettivamente c'è stato un boom. Considerate, durante la pandemia, una delle parole di ricerche, quindi attuale, maggiormente cliccate su Google, era il nome dell'attività o il nome del servizio della categoria vicino a me. Una forte esigenza, un esplicito richiamo a delle presenze che fossero vicine anche fisicamente rispetto all'abitazione del potenziale cliente. E questo è un dato importante. È un dato importante anche la tendenza che il cliente post pandemia ha verso la ricerca di locali più piccoli, del negozio di quartiere. C'è una grande attenzione a questo e dobbiamo poterla riconoscere per svilupparla. Così come è chiaramente e indiscutibilmente un cavallo di battaglia l'e-commerce. Considerate, era già un settore in forte crescita ed è passato in questi 8 mesi da una percentuale che andava dal 44% di crescita al 149% di crescita. Quindi un dato effettivamente molto importante.
siamo consapevoli o dobbiamo essere consapevoli che tutti possiamo vendere online, perché abbiamo a disposizione gli strumenti che utilizziamo quotidianamente. Per le piccole aziende, per le piccolissime aziende, e qui ho riportato un'immagine, anche il canale WhatsApp è un canale di vendita. Attraverso il WhatsApp Business posso creare dei cataloghi, posso vendere dei prodotti a distanza, posso crearmi dei link che possano garantire poi anche l'acquisto e il pagamento di quel prodotto. E poi un trend che è da cavalcare, soprattutto per chi si occupa di commercio di prodotti, è lo shop streaming, ossia andare direttamente in modalità diretta o attraverso dei video a rendere espliciti i nostri prodotti, a promuoverli ai nostri clienti e a far vedere effettivamente come possono essere utilizzati e quindi ingaggiarli da subito. Questo vale per piccole, medie e grandi imprese, perché attraverso questi strumenti posso unire, ed è esattamente l'obiettivo della digitalizzazione, tutti i canali fisici con i canali digitali, creando un'esperienza unica per il mio cliente. E posso farlo con strumenti che sono veramente alla portata di tutti e che danno delle possibilità differenti a seconda proprio delle risorse che l'azienda mette in campo. Fino a un'esplosione che c'è stata ed è un elemento principe per il nostro paese, che è l'esplosione della ricerca del Made in Italy. Considerate ad esempio una delle piattaforme più importanti, la più grande piattaforma globale di mercati online, Alibaba.com, ha investito nel Made in Italy, ha investito costruendo un padiglione virtuale, ma anche una sede fisica a Milano. E questo proprio perché c'è una ricerca importante del Made in Italy, dei prodotti che possiamo esportare nel mondo. Quindi nel momento in cui ho una produzione di un determinato prodotto ed è Made in Italy, allora probabilmente anche qui molti clienti che stiamo seguendo hanno dovuto modificare il proprio target. Quindi se prima offrivo i miei prodotti a delle aziende locali, delle distribuzioni locali, adesso anche quelle sono in crisi, quindi posso andare su altri mercati. È sicuro che è abbastanza chiaro il commercio, per quanto riguarda il commercio digitale, se ho dei prodotti, e qualcuno di voi magari si sta chiedendo, ok, questo per i prodotti, ma se ho dei servizi invece, se hai dei servizi, anche quello è possibile, è assolutamente potenziabile attraverso i canali digitali. Pensate soltanto ai trend del mobile health, della possibilità di entrare direttamente nella casa del nostro paziente, del nostro cliente. Pensate a tutti i consulenti che possono interagire direttamente con i propri clienti, così come la formazione, e non parliamo solo di formazione professionale, ma anche fisica. Tutte quelle categorie possono, e il brand dà direttamente un valore aggiunto e acquisisce un vantaggio competitivo anche nel futuro, anche nel lungo termine, nel momento in cui riesce a trasferire delle esperienze che prima doveva fare nel proprio territorio, nella propria struttura, ma riesce a farle direttamente nella casa del proprio cliente, trasferendo lì delle nuove attività, delle nuove esperienze che vanno da servizi monetizzabili ad assistenza post acquisto. Quindi il mio invito è quello di capire qual è il proprio modello di business, come si può innovare, cosa si può creare di nuovo e cercare di capire quanto stiamo lasciando invece sul piatto, temporeggiando e aspettando il mese prossimo per implementare queste attività. Il mio invito è quello di attivarvi subito e di cercare di modificare anche le performance della propria azienda, perché internet sarà come oggi e l'energia elettrica sarà sempre meno visibile ma sempre più presente nella vita di tutti. Bene Marta, grazie mille, brava e appassionata come sempre. Io chiamerei il secondo ospite, Marco Brancaccio, che ci parlerà di LinkedIn. Eccomi, buonasera a tutti, grazie Fabio. Io vado subito a condividervi le slide.
E sicuramente faccio seguito a quanto stava dicendo la collega Marta. È importante innovare. Io mi occupo proprio di questo in ambito prettamente marketing digitale. Vedete le slide? Fabio, dammi un check che sia tutto ok. Ok, grazie. Io mi occupo, come dicevo, di comunicazione online da poco più di 20 anni e ad oggi in particolare di strategia in ambito web marketing. Come titolare di BB Strategies, che è una società di consulenza nel campo e abbiamo sede in provincia di Milano. Facciamo anche molta formazione in social marketing e in particolare ho una certificazione per la formazione anche avanzata su LinkedIn, che posso affermare essere oggi uno dei canali più efficaci nel grande mondo del marketing digitale. In questi minuti vi spiego i motivi per cui dovreste iniziare a usare questo canale anche per il vostro business. LinkedIn è quella palla arancione che vedete nella slide. È un canale per andare più veloce della concorrenza, un canale ancora non conosciuto e utilizzato come i social più noti, ma anche per questo è un'opportunità, in quanto si tratta di un social network non ancora così rumoroso e competitivo come gli altri più noti, e per cui in termini di rapporto tra benefici e costi è sicuramente il più efficace. È tempo di innovare, quindi. Lasciamo da parte per un momento la pandemia. La storia ci conferma che i mercati evolvono in continuazione, così come la concorrenza. Evolve la tecnologia in modo incredibile, veloce, ormai è entrata a pieno regime nel nostro quotidiano. Evolvono di conseguenza i comportamenti di acquisto delle persone. In questo scenario è necessario quindi adeguare i propri processi di comunicazione e vendita. Ho intravisto tra i messaggi prima qualcuno che chiedeva un agente di commercio. Ho letto velocemente la domanda di un agente di commercio. Ecco, questo è il canale giusto, soprattutto per le figure, per i professionisti della vendita. E questo 2020 ha aumentato la consapevolezza di molti imprenditori nel comprendere che oggi o si integrano questi canali ai propri metodi tradizionali, anche quelli appunto di figure tradizionali, definiamole così, come quelli della vendita, appunto in settori come l'immobiliare, la consulenza. Se non ci si adegua, si rischia seriamente di essere tagliati fuori e superati facilmente dalla concorrenza. Questi sono dati simili a quelli a cui faceva riferimento prima Marta. Oggi ci sono nuovi comportamenti di acquisto in cui le persone scelgono da sole, si informano e contattano un rappresentante dell'azienda o prodotto che sia, dopo aver svolto da soli quasi il 60% del processo decisionale. E dove si informano anche i vostri clienti? È questo che dovete chiedervi. Probabilmente quasi tutti sul web e sui social network. Farvi trovare quindi e saper interagire in modo efficace col pubblico online oggi è una necessità. Anche nel B2B. Nei rapporti tra aziende e professionisti in generale, il 75% degli acquisti è influenzato dai social. Un utente su tre utilizza i social per coltivare le proprie relazioni di business. Questi sono dati che dovrebbero farvi capire che è il momento giusto per innovare i propri processi di comunicazione e di vendita. LinkedIn è uno strumento eccezionale appunto anche per i professionisti della vendita. Devono imparare a farsi scegliere online, grazie alla credibilità e l'autorevolezza che possono trasmettere proprio grazie a LinkedIn. Non stiamo parlando di pubblicità intesa in stile anni 90-2000, sia chiaro, in cui si lanciavano i messaggi a senso unico e uguale per tutti. Oggi il marketing è relazionale, è utile a inviare messaggi personalizzati a utenti interessati al vostro prodotto o servizio. La vendita è una piacevole conseguenza, come mi piace dire, di questo tipo di comunicazione. Quindi è il momento di valutare seriamente l'utilizzo professionale di LinkedIn. In una classifica dei 10 social più affidabili al mondo, aggiornata proprio lo scorso settembre, LinkedIn risulta al primo posto tra i social network, mentre Facebook, per intenderci, è all'ultimo posto. Caro Beppe, Instagram è al sesto posto. Okay. Quindi non male, però LinkedIn in quel senso, essendo comunque nato come una piattaforma di professionisti, appunto dove parlare di business, ovviamente è abbastanza naturale che ha preso poi questo posizionamento. E sappiamo bene di come la fiducia sia alla base di qualsiasi rapporto personale e anche commerciale. LinkedIn è una fonte eccezionale di contatti di qualità,
se la quantità non è paragonabile agli altri social come quelli più noti, Instagram appunto, da questi numeri però intuite la qualità. Il 45% dei profili ha ruoli aziendali di rilievo, usa LinkedIn per prendere decisioni, fino al tasso di engagement, ovvero di interazione organica, quindi non a pagamento con i contenuti, che continua ad aumentare ogni anno ed è decisamente superiore alla media di altri canali. E poi l'obiettivo del marketing è da sempre, sì, ottenere contatti di qualità, ma anche ovviamente di generare fatturato. E anche in questo senso LinkedIn la fa da padrone, statisticamente. Questi i numeri in Italia. Abbiamo circa 14 milioni di profili, con esempi qui che vedete di settori specifici. Considerate LinkedIn come un database di professionisti da cui intercettare delle opportunità. Secondo i vostri obiettivi, qualificando i contatti, grazie a filtri di ricerca per area geografica, settore, appunto, ruolo, fino alla dimensione dell'azienda, numero di dipendenti, fatturato annuo. Questi sono solo una serie di esempi di filtri di ricerca su LinkedIn. In un minuto di ricerca avete sotto gli occhi una lista di professionisti qualificati da contattare per valutare ogni possibilità di business. LinkedIn è il social, è il business social network, appunto. È nato per il lavoro, per i professionisti. Su LinkedIn si parla di business e di sinergie professionali, non di altro. Oltre alla vendita, LinkedIn è un canale eccezionale anche per queste voci che vedete qui. Leggiamole insieme. Per ispirazione, innanzitutto, professionale, ovviamente. Intendo che se seguite dei personaggi autorevoli nel vostro campo o dei vostri modelli, sicuramente possono ispirarvi anche nuove idee di business o, abbassando un po' il tiro, anche i vostri contenuti. Prendere ispirazione dagli altri per comunicare in una maniera autentica e diversa dagli altri. Utile per coltivare il proprio personal brand, è sicuramente la prima fase, lo vediamo tra poco, di un'attività professionale su LinkedIn. E subito dopo fare networking, ovvero creare una rete di collegamenti qualificati in base ai vostri obiettivi, non solo di vendita, ripeto, ma anche ad esempio per trovare risorse, fornitori, partner. E poi per internazionalizzare, così come è uno strumento veloce ed efficace per trovare contatti utili in base alla propria area geografica, con lo stesso metodo, alla stessa velocità, lo potete fare in tutto il mondo. E infine per archiviare e profilare dei contatti utili. LinkedIn ha anche delle funzioni, lo vedremo tra poco, anche proprio per questa funzione, come se fosse un CRM, uno strumento proprio di gestione di contatti e di clienti. Come detto, ribadiamolo, LinkedIn è uno strumento commerciale ed è lo strumento numero uno per il social selling. È un metodo di comunicazione che ormai ha preso piede anche nel nostro paese, di ispirazione prettamente americana. Negli Stati Uniti si parla di modern selling e poi questo concetto sta prendendo varie forme. È sicuramente un metodo attualissimo, innovativo, di comunicare e vendere online. È un metodo di comunicazione efficace che permette ai professionisti con un corretto posizionamento d'immagine e il corretto atteggiamento digitale di entrare in contatto molto rapidamente con dei potenziali clienti e quindi in questo senso che accelera i processi di vendita. Avete in sostanza a portata di un click il vostro potenziale cliente con cui parlare uno ad uno. Vado a concludere, queste che vedete qui sono le 5 fasi del social selling che verranno approfondite nel nostro percorso formativo di trasformazione digitale. Si crea un brand credibile, efficace, personale o aziendale che sia. Si coltiva un network di collegamenti di qualità, selezionati secondo i propri obiettivi. Si creano dei contenuti che trasmettono la vostra credibilità e autorevolezza sui temi che trattate. In questo modo si attrae l'attenzione di utenti interessati a voi e a quello che offrite. Si qualificano questi utenti, che diventano prospect, la fase di prospecting, quindi potenziali clienti, e li si contatta e da lì si fanno le dovute valutazioni, si capisce se ci sono opportunità di business. Fino poi ad archiviare, come dicevo prima, e gestire questi contatti. Passiamo nell'ultima fase. Facciamo riferimento a una delle licenze premium di LinkedIn, ovvero Sales Navigator, che è uno strumento che permette delle funzioni molto simili a quelle di un CRM, in cui gestire i contatti divisi per categorie,
elenchi, liste profilate in base agli obiettivi commerciali, agevolando in questo modo le attività di contatto dei prospect. Bene, quindi sappiate che è possibile fare tutto questo su LinkedIn, è possibile ottenere di più dal marketing sui social e ci vediamo quindi presto al corso. Vi aspetto ovviamente su LinkedIn se volete richiedermi il collegamento e sui nostri siti aziendali, bbstrategies.it in particolare. Grazie mille per l'attenzione. Molto bene Marco, grazie, grazie veramente, tante chicche, tante notizie utili. Chiamerei l'ultimo ospite, Giuseppe Beppe Faranda, mi ha raccomandato di chiamarlo Beppe, altrimenti non risponde. A te la parola. Grazie, grazie Fabio, mi sentite? Allora, dunque, io passo subito a presentarvi un pochettino quello che sarà il lavoro di Instagram, il modulo di Instagram. Allora, io sono il dottor Giuseppe Faranda, sono un medico veterinario, che in quest'ultimo anno si è un po' reinventato in una seconda professione sulla piattaforma di Instagram. Parto a raccontarvi un pochettino con questa slide chi sono. In realtà, come molti di voi immagino, ho aperto il mio profilo Instagram per passione, per condividere le mie passioni, in particolare la fotografia, i viaggi, la lettura, l'arte, il mio lavoro, la medicina e ovviamente gli animali. Un giorno, durante la mia attività medica in ambulatorio presso la mia struttura, passò una rappresentante di una casa farmaceutica che mi propose, vedendo le mie azioni di marketing che svolgevo in quel periodo, di aderire a un progetto chiamato Vet Influencer. In pratica questa casa farmaceutica pensava di divulgare tramite i canali social informazioni mediche di valore. Il progetto ho aderito chiaramente al progetto e il progetto è partito esattamente un annetto fa. Nell'arco di 6 mesi si erano prefissati di raggiungere un traguardo di circa 2.000 follower. Bene, nell'arco di 6 mesi siamo arrivati a circa 10.000 follower e oggigiorno siamo intorno a 13.000. Quindi quella che per me era una passione dal mio profilo personale è diventata una vera e propria attività social. Un secondo lavoro che porta chiaramente una retribuzione legata all'attività che si svolge su questa piattaforma. Quali sono stati i vantaggi legati a agire, lavorare su Instagram per me e per la mia attività? L'essere presente sul canale Instagram ha permesso di arrivare a coinvolgere più persone che in realtà magari uscivano al di là del comune dove operavo. Questo ha fatto in modo che la gente si incuriosisse e si fidalizzasse all'immagine del dottor Webspet, così che l'hanno chiamato su Instagram, e mi cercasse per portarmi chiaramente il loro animale. In questo modo la struttura ha assunto dei nuovi clienti, arrivati grazie alla pubblicità creata tramite Instagram. C'è stato un miglioramento delle azioni di marketing da parte dell'ambulatorio, perché chiaramente per un discorso di coerenza il profilo dell'ambulatorio è diventato di pari passo un profilo più curato, un profilo che doveva riuscire a comunicare almeno quanto comunicasse il profilo, il mio profilo. E quindi, oltre al marketing migliorato, per quanto riguarda la mia attività personale, sono insorte nuove occasioni lavorative, in particolare delle partnership con altre aziende, non solo mediche, e quello che conosciamo un po' tutti, che si chiama ormai l'influencer marketing, quindi diventare un po' un influencer del settore, sempre legato all'attività divulgativa veterinaria. Ma perché proprio Instagram? I colleghi che hanno parlato chiaramente prima di me hanno già fornito qualche dato, ma in particolare, mettendovi questa slide, da una statistica svolta da Blogmeter, una società che si occupa appunto di social, possiamo vedere che Instagram dal 2017 ha un'escursione di accrescimento notevole, forse la più importante rispetto agli altri social. Instagram è una piattaforma che si può definire di tipo estetico, no? Punta tutto sull'immagine e vi chiederete perché allora, come si può lavorare su questa piattaforma, come posso ricavare un guadagno da questa attività? Bene, è un po' una nuova vetrina, è un po' la pubblicità che una volta eravamo abituati a vedere in televisione. Quindi curare il profilo Instagram significa per le piccole, medie e grandi imprese avere una vetrina sempre a portata di mano, sempre visionabile sul cellulare, che possa coinvolgere la gente e possa permetterci di presentare novità o nuovi prodotti.
Dovete sapere infatti che ci sono oltre 1 miliardo di account Instagram in tutto il mondo, di cui giornalmente ci sono circa 500 milioni di profili attivi, e l'80% di questi account segue almeno un'azienda. Le aziende sono presenti su Instagram già, ci sono circa oltre 25 milioni di profili aziendali, e il 60% delle persone, questo è un dato importantissimo, afferma di scoprire nuovi prodotti grazie alla piattaforma Instagram. Quindi quello che appunto dicevamo prima ai colleghi, di informarsi sul web prima dell'acquisto, è in realtà passa anche in realtà in gran numero da Instagram, proprio perché permette tramite un'informazione visiva di ottenere già un'immagine di impatto che rimane impressa nella nostra mente. Ricordatevi che nella comunicazione l'immagine conta, ha un peso dell'80% circa rispetto alla comunicazione verbale. Le immagini sono quelle che noi ricordiamo sempre. Quindi, oltre a questi dati, c'è anche da dire che 1 su 3 delle storie presenti su Instagram, per chi conosce un po' la piattaforma, sono storie di un'azienda. Quindi, nello scorrere, nello scrollare le storie di Instagram, ogni 3 storie circa c'è una storia di un'azienda. L'errore che spesso, quello che mi sento spesso dire, l'errore in cui spesso capiamo più sovente, è dire sì, però Instagram è una piattaforma giovane, basata sull'estetica, è una piattaforma che in realtà prende solo il pubblico giovanile. Non è vero, come potete vedere l'età va dai 13 chiaramente, ma fino ai 55 anni, quindi comunque una buona fetta di anagrafica, e soprattutto permette di avere un marketing di tipo indiretto. Questo è un altro errore che tendenzialmente facciamo, pensare che Instagram non possa raggiungere un pubblico più grande, non solo adolescenziale. Pensate a questo esempio, siamo sotto Natale e l'adolescente di turno su Instagram vede un paio di scarpe bellissime che vuole comprarsi, si siede a tavola a cena e ne parla con i genitori. Ecco, i genitori magari non hanno Instagram, però vengono indirettamente messi a conoscenza di questo prodotto e di queste promozioni. Quindi sarà poi loro volontà andare a informarsi per acquistare online questo prodotto. Cosa fa Instagram in particolare? Non è solo immagine, non è solo estetica, non è solo una vetrina. Instagram permette di connettere l'utente alla sua azienda. L'utente che ha spazio su Instagram sceglie appunto di seguire l'azienda che preferisce, perché capisce che tramite il suo profilo può scoprirne i valori, può vivere delle esperienze tramite i contenuti pubblicati e cerca di capire un pochettino quali possono essere le offerte che l'azienda può fornire tramite questo canale. Quindi è un modo per farsi conoscere, una vetrina diciamo potenziata. Questa statistica secondo me era molto utile, volevo presentarvela perché appunto come dicevamo in principio il 38% delle persone utilizza i social per scoprire nuovi prodotti e quindi poi indirizzarsi all'acquisto. E il 30%, questo è un altro dato importante, utilizza le storie e i contenuti prodotti dagli influencer. Oramai influencer sono delle figure verso le quali l'utente si fidelizza, quindi è una figura in cui noi crediamo, di cui ci fidiamo, che quindi consultiamo per capire se l'acquisto che stiamo per fare è un acquisto valido. Ecco, in questo percorso che faremo appunto insieme, cercherò di raccontarvi un pochettino qual è la strategia iniziale che bisogna impostare per aprire un profilo che abbia una direzione ben precisa e che possa funzionare. Come fare il setup dell'account stesso, concedetemi il termine, fare un po' di anatomia di Instagram, quindi capire quali sono le diverse funzioni e come utilizzarlo nel miglior dei modi possibili. Insomma, questo è quello che faremo insieme e sono a vostra disposizione per le domande. Grazie Marco. Scusa, grazie Beppe. Se c'è qualche domanda io gli darei spazio. Abbiamo ancora qualche minuto. Altrimenti andrei a presentare il percorso di trasformazione digitale. Andiamo a leggere le domande. Eventualmente, se anche in un secondo momento, se volete, durante la mia presentazione, fare delle domande e poi vi risponderemo via mail, insomma, vi faremo rispondere ai formatori via mail. Posso farne io una? Sì. Grazie. Al relatore che si è occupato di LinkedIn, volevo chiedere soltanto questa cosa, ma se la piazza, noi dobbiamo immaginare i social network come un marketplace,
se la piazza di Facebook è più grande rispetto a quella di LinkedIn, come mai LinkedIn ha una marcia in più rispetto a Facebook? Chiedo da ignorante in materia. Sì, va bene. Allora, ha una marcia in più, bisogna innanzitutto contestualizzare in che settori, perché per quali professionisti. Questo vale un po' per tutti i social network. In base a quella che è la vostra attività, voi dovete chiedervi quali sono i vostri clienti, dove posso intercettarli. E in base a questa risposta capire se è più valido uno o l'altro social network. Al di là della grandezza della piazza, come dicevi, la quantità sì, è importante, ma oggi è l'ultimo dei problemi, mi viene da dire, sui social network, perché ci siamo tutti, tutti i vostri clienti ci sono. Bisogna capire su quale social network si informano, passano più tempo. Quindi non ne farei una questione di grandezza, è proprio di target a cui puntate, e quindi in base a quello la qualità del social network e quindi i risultati che può darvi determina appunto il successo o meno poi di un'attività di marketing sul social. Grazie Marco. Allora, io condivido lo schermo e vi presento il percorso che vedrà protagonisti appunto i nostri tre formatori odierni, più altri due, Fabrizio Filigheddu e Gavino Puggioni. Percorso trasformazione digitale, un percorso strutturato su 6 moduli, ogni modulo ha una durata di 8 ore che verranno erogati con webinar da 2 ore, quindi 2 webinar la settimana. Parte a febbraio, il 2 febbraio, con questi temi: identità digitale, tool digitali, benessere digitale, LinkedIn, Facebook e chiaramente Instagram. In questo periodo che passa da adesso fino all'inizio del percorso, abbiamo pensato a dei mini percorsi, a dei webinar che verranno erogati grazie al nostro partner Webidoo, nella persona di Marta De Sena, quindi 2 ore su Facebook, LinkedIn e Instagram. Il prezzo è di 141 più IVA, webinar per la community di CED, quindi per chi ha partecipato a questo evento, offerta di 99 euro. Il percorso trasformazione digitale, ogni modulo vale 470 euro, un'offerta speciale per voi, uno sconto del 40%, quindi 282 più IVA a modulo. Per chi compra anche il prodotto e il webinar con Marta De Sena, ha uno sconto del 50%, 235 più IVA. L'offerta scade il 17 dicembre, quindi giovedì alle 24, riceverete una mail con tutta questa proposta. Vi avevo anticipato un appuntamento del 12 gennaio, sarà una diretta streaming, l'orario è il medesimo, però dura un'ora, e si parlerà di felicità in azienda, un driver verso il futuro, quindi un tema nuovo, molto di attualità in questo momento. Ce l'ha proposto la nostra formatrice Marianna Del Bello, che condurrà il webinar, e avremo un ospite di eccezione, che sarà Riccardo Stefanelli, amministratore delegato di Brunello Cucinelli S.p.A. Eccolo qua. Quindi Riccardo ci ha dato disponibilità e saremo ben felici di ospitarvi a questo appuntamento. Anche per questo a breve partiranno delle newsletter, per cui avrete tempo da subito per iscrivervi. Questi sono i nostri contatti. Formazionecedacr.it, il nostro numero di telefono, e il sito cedformazionemanageriale.it. Direi che abbiamo rispettato i termini, sono le 19:15, è un impegno che ci siamo assunti, quindi vi ringrazio tutti, ringrazio Marta De Sena, Marco Brancaccio e Beppe Faranda, speriamo che possiate trovare utili i loro interventi nel percorso che partirà a febbraio.